Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Proteina Z qui a Radio Z l'italiana. E che pomeriggio, siamo davvero circondati dai Pooh! Meraviglioso! Fatevi sentire ragazzi, avvicinatevi. Applausi in onda. Ciao. Li abbiamo tutti e cinque con noi, ne parleremo insomma per il loro cinquantennale, l'uscita di questo album straordinario, concerti che ci aspettano, tutti gli appuntamenti, anche un po' i segreti. Vogliamo sapere qualcosa di un po' così. Intanto come state, come sta andando quest'anno molto particolare per voi? Vai Dodi. Avvicinati Dodi. Bello, che è contrassegnato dalla riunione, sì, insieme a noi di vecchi amici, di amici da tanto tempo, che hanno portato una ventata di energia, di entusiasmo, di ricordi belli, di come rinsaldare una vecchia amicizia. Non sto parlando di te. Guardava Riccardo. Però lo possiamo dire, dai, lo stavo guardando. Meno male. Comunque. Una nuova energia che ce la stiamo mettendo veramente tutta per divertirci noi per primi. E allora partiamo subito a parlare di questo album Pooh 50, l'ultima notte insieme. Noi ci auguriamo con tutto il cuore, devo dirlo, parlo veramente per me, ma credo anche per tanti, che non lo sia. È davvero l'ultimo oppure no? Siamo un po' curiosi, lo so che è una domanda un po'. È l'ultimo, ma per una scelta pensata, ragionata, sofferta, perché non è facile, ma molto convinta, nel senso che credo che un finale come questo, la nostra storia lo meriti, e un finale come questo sia impossibile da rifare o da ripetere. Sarebbe un peccato veder spegnersi una candelina al giorno di questa meravigliosa vita che abbiamo avuto, andando a fare quello che purtroppo molti colleghi che ci hanno preceduto hanno fatto, no? Chiudere con la coppa in mano ci vuole coraggio, in un momento certo, come questo dove tutto va bene, ci vuole coscienza, ma noi rispettiamo molto quello che abbiamo fatto, il nostro lavoro, e quindi siamo convinti di questa cosa, pur sapendo che sarà doloroso per tutti, anche per noi. Però credo che il nome dei Pooh lo meriti, e guarda, moltissima gente che all'inizio pensava che questa fosse una follia si sta ricredendo, sta capendo lo spirito con cui noi abbiamo fatto questa scelta. Ma seppur Red comprensibile, è una follia che non è insomma riscontrata dalla presenza della gente ai vostri concerti. Sì. Ero presente a San Siro, visto. L'amore è intatto, diciamo. L'amore è intatto e forse anche un po' di più perché sanno che sono gli ultimi concerti. Sì. Beh, un po' di più perché c'è questa reunion meravigliosa che ha riportato la band al numero di cinque elementi come era all'inizio. Insomma, sono varie componenti che hanno reso speciale questo cinquantennale, e noi siamo felici di aver portato in porto la nave con successo. Mamma mia. Tra l'altro ricordiamo che è uscito proprio questo venerdì 16 settembre il vostro album Pooh 50, l'ultima notte insieme. È giusto ricordarlo, sono 3 CD, 50 canzoni, registrazioni live a San Siro, diversi inediti, e inoltre oltre a questi 3 CD ci sarà anche un DVD. Poi per i vostri fan più affezionati, ed è importante dirlo, che vadano ovviamente a comprare questo album, il 30 settembre uscirà un box 5 vinili dove ci sarà sempre i 3 CD, il DVD, un DVD docu film del vostro spettacolo, insomma. Quindi c'è tanta carne al fuoco, come si suol dire. Avete parlato un momento di coraggio, no? Durante Red, hai detto tu, il coraggio anche di saper smettere dire quando basta. Si è all'apice, no? Come siete stati durante tutta la vostra carriera. E io ho notato, guardando un po' insomma la vostra bio, la vostra vita, che è davvero impareggiabile, devo dire, siete una leggenda, che avete sempre vi siete sempre evoluti, sia da un punto di vista artistico che tecnologico. Cioè siete stati sempre molto attenti anche ad affrontare temi particolari in tante canzoni, non solo canzoni d'amore, tematiche importanti, evoluzioni dal punto di vista della tecnologia, sempre attenti alle nuove tecnologie, attenti anche a far sì che i live show siano sempre un qualche cosa che va oltre la musica, un intrattenimento a 360 gradi. Ma sì, noi siamo un gruppo e è nello spirito del gruppo mantenersi assolutamente aggiornati su tutti i fronti. Poi devo dire che a noi è sempre piaciuto, no? Portare in giro certi spettacoli, certi concerti. Fin dai primissimi anni 70, quando andavamo in America per fare i primi concerti lì, e si andava soprattutto anche per
assistere a dei concerti e in quegli anni non è come ora che tutto in tempo reale, quello che accade qui certo. o in America è sì. esattamente la stessa cosa. All'epoca un effetto particolare che gli americani più di noi erano veramente all'avanguardia arrivava in Europa dopo un anno o due sì. addirittura. E cui noi andavamo in quegli anni in America anche per questo. E è diventato un bel gioco uh-huh. e sapere di rinnovare il concerto dell'81 sì. con delle cose a livello tecnologiche nuove, diverse. Infatti noi siamo stati i primi a usare la macchina del fumo, esatto. i primi a usare il laser, ai primi a usare, che ne so, il famoso mini Moog, un certo tipo di strumentazione. Certo, certo, sintetizzatore. Ma questo io credo che sia dovuto anche, come dicevo appunto all'inizio, il gruppo deve essere anche questo, deve essere anche ricerca. E, una piccola parentesi poi la chiudo. Certo. La chiudo. Negli anni 60 i gruppi hanno rivoluzionato la musica, hanno consegnato la musica, la nuova musica pop, dei Beatles in poi. I propri gruppi in virtù di quello che sto dicendo. Certo, bene. Certo. Ma è vero l'aneddoto così? Hai parlato della macchina del fumo che una volta ti stavano per dare fuoco in un concerto. È vero questo che un... Assolutamente. Tra le varie diavolerie c'erano anche delle fiamme che apparivano di tanto in tanto, ma facevano parte dello spettacolo, anche se non avvisavamo mai perché non si potevano fare nei teatri queste cose. E invece una volta mi apparve questa fiamma davanti agli occhi mentre io tutto convinto mi assumevo anche degli atteggiamenti certo. piuttosto così. E che è successo? E venne fuori un pompierino che mi spense con l'estintore di quelli con la polvere bianca sì, certo, e divenni una statua bianca. Ma Stefano, perché tu sei caldo, sei caloroso, eri troppo caldo sul palco. Va bene, ho buttato a fare il coro. Senti, che ti devo dire, chiedo a Riccardo Fogli, emozionante sentire questo calore da parte del pubblico, incredibile. Sì, emozionante, infatti l'ho colta tutta l'emozione. Hanno spinto fuori perché te la sei assaporata. Sì. Non posso neanche spiegare che cos'è, perché già stare con loro, che sono i miti viventi, mi sono incuneato a diritto o senza diritto, ma uscire lì e già vedere che 50.000 persone li stanno applaudendo, sì. stanno cantando, e questo fratello Roby che dice adesso un fratello Riccardo sì. emozioni. Sì, però è bellissimo, devo dire, un'emozione. I fan pool sono grandi quanto i pool. È vero, devo dire veramente, perché tantissime persone sono accorse, hanno partecipato appieno a questo evento e anche alla dispiacere, se vogliamo, ma certo. se lo sono vissuto minuto dopo minuto, canzone dopo canzone, nota dopo nota. E quindi è bellissimo vedere gente che ballava, insolito, no? Assolutamente. All'interno di uno stadio c'era gente che si stringeva e ballava, quindi... Però questo viaggio... Si balla e si piange. Certo. Perché l'emozione è fortissima. Sì. Però anche la voglia di divertirsi è forte. Sudore e lacrime. Sudore e lacrime. Siete con le valigie in mano quasi, sì. Perché voi domani, insomma, partirete in quel del Canada, Sì. Dodi. Noi veniamo da... Ieri eravamo a Roma, abbiamo fatto una bellissima... quelli che si chiamano i firmacope, presentazione di questo disco a Roma. È stato sì. molto bello, una bellissima accoglienza. Siamo partiti questa mattina con il nostro bel trenino, le nostre valigine. Siamo pronti stasera, dopo un'altra intervista sempre in zona qui, ad imbarcarci su un bellissimo aereo che ci porterà a Toronto, e il 24 e il 25 sì. suoneremo a Niagara Falls, okay. le cascate del Niagara, per dirla un attimino più semplice, all'italiana, ed è uno spazio che noi abbiamo già frequentato, però veramente bello, perché c'è questo bel mix tra pubblico italiano e pubblico straniero. Ma infatti volevo chiedere a chi mi risponde per primo, tra le varie tappe internazionali che voi avete sostenuto, perché veramente non si può dire che non c'è luogo che abbiate girato, c'è un luogo che non avete Brava. Visitato? Anche Red dice che Dio e ovunque, ma i Pooh ci hanno suonato almeno 4 volte. Esatto. Allora facciamo la così. La scelta delle cascate del Niagara è mirata proprio in questo evento particolare. È una tappa abbastanza rinomata. Ma è di tutti i posti dove siete stati, uno che vi è rimasto di più Guarda, nel cuore. Se i Pooh
chiudono questa carriera con un unico rammarico, perché abbiamo fatto tutto e tutto è andato bene e non siamo stati come fortunati come il nostro amico Riccardo Fogli che ha cantato anche per Putin in Russia e ovunque, e anche in Kamchatka. Beh, mai dire mai, un paese del risico, ma esiste la Kamchatka. Davvero la Kamchatka? Esatto, anche per Mietta. No, ti dico, l'unico rammarico che possono avere è che forse non abbiamo mai seguito e coccolato troppo il lavoro all'estero. Ah, okay. Abbiamo pensato sempre molto all'Italia, sì, a coccolarci il nostro pubblico, a seguirlo, a lavorare tanto, a fare tanti dischi, perché avevamo avuto delle possibilità. Ci sono artisti che hanno avuto successo nel mondo con le nostre canzoni, da Miguel Bosé, che con Linda è diventato famoso come cantante in Spagna, a El Puma, che in Sud America ha fatto tanti nostri successi come Dammi Solo un Minuto e altri. Noi non l'abbiamo mai frequentato molto, per cui abbiamo suonato in Canada, abbiamo suonato negli Stati Uniti, Sud America, l'Europa tutta, abbiamo fatto l'Olimpiade, il Giappone, l'Australia, San Marino, Stato ma non Vaticano. Abbiamo mai fatto bene e troppo bene questo lavoro, per cui insomma, ecco. Belli anche un po' questi segreti, questi misteri che ci state. Udi, allora diamo un po' di date, sì, diamo un po' di numeri. 28 e 29 ottobre sarete a Salerno, l'1 e il 2 novembre. No, al Palace Le Dieboli. Sì. Salerno. No, l'1 e il 2 novembre sì, sono a Salerno. Eboli Salerno. Sì, esatto. Ok, mi sono confuso. C'è mancata improvvisamente la maestra di geografia, esatto, Rudy. Tesoro. Poi sarete a Bari l'1 e il 2 novembre, esatto, il 4 novembre a Roma, l'8 novembre invece a Bologna, che ci piace tanto, poi anche a Pesaro il 9 novembre, 11 e 12 novembre al Forum d'Assago di Milano, il 14 e il 15 novembre a Padova, 18 e 19 novembre a Firenze, 21 novembre a Brescia, quindi i nostri ascoltatori identificheranno il luogo più vicino a loro per questo evento straordinario, il 25 e il 26 novembre al Pala Alpi Tour di Torino. Ma rimane dicembre, dicevamo prima, caro Roby, eh? Guarda, questa avventura è iniziata con questa, con una data San Siro, sì, e una Olimpico, per cui Milano e Roma. E noi avevamo il timore, perché fare San Siro con 30.000 persone, 36, è mezzo vuoto, mezzo pieno, per cui si temeva veramente di non fare una bella figura. E invece abbiamo visto che San Siro, addirittura se avessimo avuto anche un'altra serata, potevamo fare anche la terza, e tra l'altro in pochissime settimane abbiamo esaurito i due. Roma, pochissimi giorni abbiamo esaurito, abbiamo aggiunto, siamo andati andando avanti così, aggiungendo date su date. Ed era una cosa veramente all'inizio impensabile, se me l'avessero detto non avrei assolutamente creduto. E ci stiamo meravigliando anche ora il perché, Riccardo, il perché di questo. Dice, ma come questo, fai a meravigliarti? No, di questa reazione. Io credo che questa nostra reunion sia innanzitutto una riunione di valori, che rappresentiamo l'amicizia, rappresentiamo l'emozione, no? di salire sul palco con questi nostri amici, che poi sono sempre stati amici, e fare della musica insieme. E questo ha provocato nel nostro pubblico, e anche non, perché quando fai a San Siro due esauriti con oltre 55.000 persone, significa che non c'era solo il nostro pubblico, certo, no, c'era anche così una fetta di pubblico che volevano esserci, perché hanno capito che questa è una cosa che non possono mancare, che è comunque da vivere. E così abbiamo fatto anche con i palazzi dello sport, insomma. Ieri ad esempio abbiamo aggiunto la tripla data a Bari, sì, anche a Padova probabilmente una seconda sì, data, sì, sì, a sono tutte doppie, insomma, doppie date, e sì, noi sì, ci stanchiamo solo a leggere questa, certo. Comunque, al di là di questo, è un'avventura straordinaria, non ci sono parole per definirla. Poi quando si sale sul palco noi cinque e vediamo di fronte migliaia di persone, e questa moltitudine di persone, devo dire che in tutto festanti, questo nostro tempo non l'abbiamo mai viste, paganti, parliamo di paganti, non? Sì. E allora è una cosa che bisogna veramente ringraziare il cielo, essere grati,
per questo ultimo ma straordinario regalo che il pubblico ci sta vi dando. Ha dato, ma anche ampiamente ripagati di quello che avete dato voi a loro in 50 anni. Ma guarda, anni, è una cosa, ne parlavamo anche in questi giorni, la cosa bellissima è che questa reunion ha messo d'accordo un po' tutti. Bene. Ma anche i giornalisti che... Devo dire che in tutto questo tempo una parte, poi alcuni di questi si sono convertiti, strada facendo, però diciamo che una minima parte i Pooh insomma li tolleravano, ecco, se voglio usare un termine. Adesso invece... Li adorano. Strepitose, meravigliose. E tanti aneddoti anche fuori onda che si scoprono. Qual è il segreto in 50 anni di una di un'amicizia così un'amicizia artistica, un matrimonio artistico possiamo chiamarlo? Probabilmente proprio perché noi non siamo della stessa città, quindi non siamo cresciuti insieme, non abbiamo fatto di parte di band nate nel quartiere e quant'altro, quindi con tutte le controindicazioni del caso, che ci si conosce troppo eccetera. Noi siamo diventati prima colleghi e poi amici, e questa è stata sicuramente una buona cosa, perché ognuno di noi ha cercato di portare alla barca Pooh il vento che ci aveva dentro in qualche modo, e la fortuna che ci ha fatto incontrare noi cinque invece che altri 4 o 5, sì, è proprio quella di non aver avuto nessuno di noi la velleità dell'altro, quindi ognuno di noi si è ritagliato uno spazio all'interno senza sgomitare. Ben e questa distinto. È un'alchimia che credo irripetibile, non voglio essere presuntuoso, però non credo che in altre situazioni, in altre band, in altri gruppi si possa ritrovare questo tipo di dimensione. Beh, è la storia della musica italiana che lo dice, perché sì, insomma sì, in effetti così. Ma è anche proprio, ha detto Stefano proprio una cosa giusta, nel senso che qualsiasi altro gruppo tu vada a prendere, comunque c'è sempre il leader che si identifica poi nella parte vocale, quindi nella voce, che primeggia sul gruppo, no? E quindi di conseguenza il fatto che voi abbiate tutti una vostra identità, una forte vostra identità, riconoscibilità, incredibile. Mi permetto di dire, prima che andiamo a fare ovviamente il giornale orario, che secondo me c'è anche molta intelligenza in questo, perché sicuramente gli attriti ci saranno stati in tutti questi anni. Certamente, sai che c'è? Che gli attriti erano esclusivamente artistici, nessuno di noi ha mai avuto l'idea degli altri quattro, nel senso che c'era su qualunque cosa, noi abbiamo discusso addirittura come andare da Milano a Roma, cioè riunioni e quant'altro. C'è da dire che è finita battibecco su questa certa cosa, si finiva come nel cartone animato del cane pastore che deve controllare le pecore, sorveglia la volpe, no? Quando finisce timbriamo il cartellino, andiamo a cena insieme, dai che fai stasera, dove vai? È tutto molto bello, bello. Ma vi è mai capitato così al volo, sì o no? Poi lo andiamo magari a riscontrare dopo, Riccardo, di lavare i vostri panni sporchi in ambito... Riccardo se n'è andato nel momento in cui hai fatto questa domanda, era già pronto a rispondere. Di lavare i panni sporchi tra di voi certe volte? Assolutamente. A me devo dire che i panni sporchi che ci siamo sempre lavati in famiglia, come si dice. Bene. No? Chi stirava poi? Sì, è quello il problema. Chi stirava poi? Bravo. Rimaneva un po' sgualcita. Colo rudi. Lo so. Allora, volevo farvi una domanda anche, insomma, perché è vero che insomma tantissime canzoni, alcune d'amore, altre no, ma avete così toccato anche dei temi molto importanti. Mi viene in mente Pensiero, la canzone parla di questo uomo che è in galera ingiustamente. Avete parlato anche in periodi che era un po' inusuale, di omosessualità, razzismo, adulterio, insomma. Come vi approcciavate alla realizzazione delle canzoni? Com'era? Ognuno portava il suo? Come funzionava? Guarda, Valerio, che noi ci ricordiamo sempre, che vogliamo ricordarci sempre anche nei nostri concerti, anche nelle nostre vita, perché cantare le parole di Valerio è un privilegio grandissimo, e lo dico anche essendo stato un po' fuori dai Pooh, che quando lo sentivo al telefono gli dicevo: pensa Valerio, non ci vediamo mai, ma io ti canto tutte le sere, e la cosa ci emozionava molto. E Valerio è stato un precursore, poi aveva questa mano leggera, scriveva quello che doveva ancora avvenire, parlava d'amore come pochi in Italia, vorrei dire pochi al mondo, sono mai riusciti a farlo, e quindi vestiva le musiche di Facchinetti e poi anche le musiche di Dori, poi è arrivato Stefano con una mano altrettanto forte, che dire, i Pooh sanno parlare d'amore come pochi altri al mondo.
Assolutamente, assolutamente. Intanto al 335 30 10 25 arrivano anche un po' di WhatsApp e SMS da WhatsApp. Parte dei vostri seguaci ascoltatori. Insomma, sto tornando giovane con voi e grazie. La vostra prima canzone, qual è stata proprio nello specifico? Perché ricordiamo che una prima formazione di questo gruppo nasce in quel di Bologna nel 62, si chiamavano Jaguar. 66. Sì, però prima nel 62 erano i Jaguar. Sì, erano sì, in quattro. Se non lo sanno loro. No, 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 ma nel 64 c'era. Nel 64 non ci hanno dato ragione. Vedi che ho studiato, no, di nomino. Lo so che tu sei autoctona, però i Pooh nascono nel 66. 66, no, quello sicuramente. Con quale pezzo? Un primo pezzo, forse Roby si ricorderà meglio, però penso che fosse. Vabbè, il primo. Il primo singolo Vieni Fuori, giusto? Bikini Beat non è stato dopo? Sì. Ah, ok, perché abbiamo avuto anche un percorso sì. poco narrabile di un brano che si chiama Bikini Beat, ti lascio immaginare. Ah, ok. No, però invece Vieni Fuori è stato divertente, dai, un po' scanzonato. Sì, ce l'hai sì. fatto un assaggio? Sì. D'inverno ballano lo shake, ta, 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 ta. D'estate sulla spiaggia con noi, pa, 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 pa. Le nostre ragazze ci parlano d'amore, non con i fiori, non con i sospiri, ma con un linguaggio beat, pa, 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 con loro bikini beat. Bikini beat, fantastico. Allora, noi dobbiamo, che voi, dire, insomma... dobbiamo dire che siamo dei sopravvissuti a queste scelte strategiche devastanti. No, in realtà il primo brano è stato appunto Vieni Fuori, che faceva parte del primo long playing ai tempi che uscì, appunto, che si chiamava Per quelli come noi. Voglio fare una domanda di questo tipo. I primi anni, che mi immagino anche complicati, perché insomma il successo è arrivato pian piano, poi siete esplosi nel 71, mi sembra che siete, ma è già con sì, Piccola Kate nel 68, grande successo, ovviamente. Sì. Ma com'erano? Cioè, c'era una lucidità? Cioè, avevate il sentore? No. Ma no, assolutamente. Credo che noi, come tutte le persone che hanno fatto il nostro mestiere in quegli anni, eravamo un mix di incoscienza, di spavalderia, di voglia di dimostrare al mondo che il mondo era sbagliato e noi eravamo giusti, no? Perché senza questi presupposti non sali su un palcoscenico se non hai 10-15 anni di conservatorio. Invece noi da ragazzini abbiamo imbracciato i nostri strumenti, chi più o meno e chi meno, in maniera così abbastanza così, autonoma, no? Mm-hmm. Per cui con questo grande entusiasmo, questa grande voglia, e credo, però mi sento di poter dire che oltre a questa voglia una bella stella da lassù ha scelto dentro un furgoncino, quello che io racconto in un'intervista che dovrà uscire adesso, che dentro quel furgoncino ha voluto battezzare come fortunato quel furgoncino che prendeva una strada fantastica, mia cara Sara, quest'oggi. E allora stiamo un po' ripercorrendo tutte le tappe passo passo. Certo, è impossibile, perché comunque 50 anni sono difficili, ce ne saranno state di ogni. Un aneddoto carino vostro, sì, che ci volete così che confidare, ci volete condividere, che non avete ancora raccontato a nessuno. Noi vogliamo anche Roby fa facce strane, le anteprime ormai è dura darne perché abbiamo raccontato un po' tutto con tutti i libri che sono stati fatti su di noi. Poi peraltro, insomma, raccontare 50 anni di storia, di vita, in un'ora è un po' complicato, intervallata da musica, è un po' dura. Sai, è successo di tutto nella nostra vita, successe le cose belle e quelle brutte. No, ti ricordi quella volta, no, dice Ricca? No, volevo dire, sentiamo. Io mi ricordo che noi abbiamo subito, tra virgolette, subito, sì, le groupies, così si dice, le groupies, sì. Se avrai subito, fan, tu, a me piaceva, no, senti, lo scemo sono io, certo. Stavo dicendo, sì, che abbiamo subito l'assalto di quelle ragazze, certo, coetanee ovviamente, che volevano fare di noi degli oggetti di piacere, del desiderio, sì. E noi abbiamo resistito. Ecco, l'aneddoto è che i Pooh non erano famosi come si diceva, sì, che in radio si vede Madame Vergogna. Si diceva che i Pooh vendevano un sacco di dischi perché avevano lasciato, avevano vissuto, avevano avuto, va bene, avevano, va bene, avete, no, capito, ma avete detto tante voi cose, ma questa, perché è andato via, sì, ma non ci credo questa che ha detto Riccardo, no, comunque non ci credo minimamente, anche perché Rudine avrebbe approfittato spassionatamente. Beh, non per quello, via, non chiaro, abbiamo però assolutamente opposto resistenza. E beh, l'occasione fa un po' l'uomo ladro, anche se uno è migliore degli soprattutto l'uomo non è del legno, esatto, ma anche quello è un passaggio della vita, no, ma è stato un momento quello incredibile, perché sai, era scoppiata questa moda in Inghilterra,
era cambiato tutto, la minigonna, Mary Quant, l'amore libero, i festival libero, pop, sì. Per cui cioè, c'è stata una rivoluzione meravigliosa, meravigliosa della quale noi abbiamo fatto parte, ne ed abbiamo è stato, approfittato, bello, ed è stato bellissimo, bellissimo. Anni irripetibili. Pensa invece oggi i nostri figli e stare a studiare la chitarra, hai capito come pensa oggi i nostri figli quanto perdono, tu non, voi quanto non avete perdete avuto, sì, la possibilità di vivere, non dirmelo, guarda, di ho avuto altri divertimenti, insomma anch'io mi sono difeso, certo. Comunque divertimenti. Qui a Proteina Z con noi Ipu è vero. E allora intanto stiamo sviscerando insomma parte di tutti i vostri aneddoti particolari. Abbiamo conosciuto le famose gruppi dei Pooh, però volevo fare una domanda un po' specifica, perché parlando e ritornando a questo ultimo album che è uscito venerdì scorso, siete partiti con Pensiero, il primo inedito di quest'album che avete presentato alle radio è Ancora una canzone. Beh, Ancora una canzone, perché abbiamo sentito l'esigenza di chiudere il nostro concerto con un brano che raccontasse un po' quello che si prova poi, no? Considera l'ultima notte insieme, per cui per molti, molto pubblico, magari sì, è veramente l'ultimo concerto dei Pooh. Certo. E anche per noi in un certo senso, no? Perché salire sul palco, no, in questa situazione è straordinario, emozionante, però scendere e sapere che soprattutto oggi, no, i concerti diventano sempre meno, adesso questo traguardo che è il 31 dicembre, che sarà effettivamente l'ultimo nostro concerto della nostra vita, per cui come si diceva anche prima, non è assolutamente facile. E allora questo brano racconta appunto questo, chiede alla luna di senti, fai una bella cosa, fermati, fai in modo che questa notte sia infinita, che questa notte non finisca mai, non tramontare. Cantare, esatto, ecco, ancora fammi una cantare canzone. Ancora una canzone, fai che questa canzone, certo, possa essere infinita. È un po' questo lo spirito, per cui è un brano che segue un po' questo iter, esatto. Però come diceva Red, sì, è una scelta coraggiosa, perché certo mollare il palco con lui ha utilizzato la metafora della coppa in mano, certo, da campioni, ma questa canzone oltre è sintomatica anche di una sofferenza, cioè è una decisione coraggiosa sicuramente, ma anche sofferta se vogliamo, ma sì, non poco, tu considera che comunque 50 anni noi abbiamo dedicato veramente la nostra musica, la nostra vita, la musica, e quello che diciamo sempre, siamo stati più sul palco che con le nostre famiglie, con i nostri figli, piuttosto che con le nostre mogli, e cioè, la nostra vita l'abbiamo sempre vissuta così. Solo io ti dico che è chiaro che ognuno di noi nel Candido Lettin penserà un attimino all'ultimo concerto, che cosa accadrà. Io non riesco ad andare molto in là quando penso all'ultimo concerto, quando penso che veramente questa decisione l'abbiamo presa con coscienza e con serietà, per cui è da mantenere questa promessa, guai se non fosse così. E però è anche vero che poi arriverà il giorno che, no, il famoso ultimo concerto, che lì scenderemo dal palco per l'ultima volta, e questo devo dire che insomma ci penseremo, non riesco, quando sarà il momento, non riesco ad andare avanti più di tanto, visto che ne abbiamo parlato. Andiamo su Darli dai un paio di scappelloni, comunque non è problema, vi salutiamo e vi ringraziamo, grazie a voi, è stato grazie bello, e voi siete proprio bravi. Grazie. Tra l'altro ricordiamo allora, per quelli che sono a Milano, l'11 e il 12 novembre al Mediolanum Forum. Per chi si fosse perso e è rimasto fuori, perché poi anche Roby lo diceva, se avessero fatto 3 date a San Siro le avrebbero riempite tutte e 3, io dico anche 4 o 5, dai. Assolutamente. Facciamo 4 e tagliamo la testa al toro. Se poi ci ascoltasse, se volesse venire l'8 a Bologna, ma certo, lo aspettiamo, i miei certo genitori ci saranno. Allora, va bene. Allora. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao.